Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video, questo vlog carino. Siamo in un posto molto particolare, tra poco ci arriveremo e vi farò vedere che posto figo. Sono venuto qui per inaugurare la mia estate, per comunicarvi qualcosa, come avrete già letto dal titolo. Ridendo e vloggando, tra l'altro ho anche sbagliato strada. Ok, ora stiamo tornando indietro e andiamo al posto giusto. Sarà una figata, mi piacerà un sacco. È un posto che avete già visto e ci inaugurerò, diciamo, questa stagione di video in giro per il nord o anche in altre zone d'Italia che potrei visitare nell'estate se ho fortuna. Ragazzi, siamo alla località del Salto degli Sposi, ci sono un sacco di belli strapiombi qua e c'è un panorama che non potete capire, ed è qui a 10 minuti da casa mia, quindi è abbastanza easy. Adesso vi faccio vedere su quale strapiombo mi trovo. Tra l'altro qualcuno ha avuto la buona idea di venire qui e celebrare questo sacro momento con un po' di sano scopaggio. Ragazzi, mi sa che la mia estate è cominciata. Am I tripping? Il posto è fantastico, direi che sancisce benissimo il mio inizio estate. Qua in montagna si sta bello, bello al fresco, non come nelle vostre città dove immagino starete morendo di afa come dei cammelli. Fondamentalmente siamo qui per annunciare che il 14, che è un sabato credo, ci vediamo a Torino per un altro Meet the Casta. Ci saremo io, Nicolò, Serena, immagino Marcello, Giorgio ovviamente, Nerd Movie Production finalmente che viene a un Meet the Casta, quel barbone, e tanta altra gente. Mi raccomando ragazzi, venite numerosi, venite magari anche indossando le nostre magliette che trovate nelle descrizioni di tutti i nostri video. Ci divertiamo e la cosa figa è che facciamo un picnic al Parco Valentino, qualcosa del genere. Non me ne intendo di Torino, ci sono stato giusto 2 o 3 volte, quindi non sono proprio un esperto. Comunque vi lascio in descrizione il link all'evento di Facebook dove trovate tutto quello che vi serve per raggiungerci, per l'orario eccetera, e anche l'elenco di chi, degli youtuber che ci saranno. Niente, vi aspettiamo numerosi con magari con del cibo da assaggiare, con dei dolci, con cose tipiche. Dinoccoleremo un po', faremo un po' gli stupidi per quel di Torino. Mi hanno detto che il tempo non sarà uno dei migliori, ma non si sa mai, magari alla fine si rivelerà una figata perché ovviamente porteremo il sole insieme a Facchinetti. Detto questo, magari vi sparo un paio di aneddoti su questo posto in cui sto oggi, che è il Salto degli Sposi, una volta noto anche come il Belvedere. Salto degli Sposi, come dice il nome, ovviamente si riferisce a questa coppia di sposi che due secoli fa, quello che è, si sono gettati in queste dirupi. Probabilmente stavano facendo una blind run su Bloodborne come fa Sabaku, a parte gli scherzi. Secondo la leggenda, o comunque secondo le informazioni che sono state raccolte da alcuni scrittori del bergamasco, non c'è un motivo vero e proprio per il quale questa coppia si è gettata nel vuoto. Si sa solo che sono stati ritrovati e abbracciati, appunto, perché erano una coppia di sposini. Tra l'altro un musicista e una pittrice, e il musicista era metà polacco, metà bergamasco, vai a capire, testi incroci. Quello che hanno lasciato sul ciglio, che è quello che vedete adesso in questo momento al quale io mi affaccio, sono rimaste giusto un'opera composta al momento dal musicista e un dipinto del marito da parte della sposa con sullo sfondo la montagna del Pizzocamino. E niente, una storia dannatamente tragica ma anche molto romantica, e ci sono rimaste appunto queste due sculture di ferro. C'è tutta la storia che potete leggere, o al massimo vi lascio anche qualcosa in descrizione per andare a informarmi meglio su questa storia, visto che so che ha ispirato anche qualche canzone, adesso non saprei. Quanto cazzo è bello questo dirupo. Ah, quasi dimenticavo ragazzi, se andate sulla pagina Facebook YouTube Italia Swag che gestisco io con Nicolò Balini, questi giorni partirà un giveaway per una maglietta dello shop, quindi mi raccomando,
andateci, mettete mi piace se ancora non l'avete messo, Barboni, e seguite bene tutti i post, anzi andate a premere direttamente sul tasto ricevi notifiche, così almeno non lo perdete, e vi passerò le istruzioni per appunto per vincere una maglietta a scelta del nostro shop. L'estate inizia bene, qua c'è un vento freschissimo ragazzi, e niente, direi che ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticate di seguirmi su Instagram, su Facebook, su Tsu. Se ci sarà un vento e non ho idea se si capisca quello che sto dicendo, in descrizione trovate anche il link per le magliette, cazzo, sono bellissime, adesso non le sto indossando però vaffanculo. Niente ragazzi, il sole è sparito perché è andato a fare un product placement, noi ci vediamo alla prossima con la macchina del capo ha un buco nella gomma. Nailed it. Am I tripping? Am I tripping?